sole, posso cantare e chiamare il mio nome, picca la terra con un bastone, carne da cannone. E spero che qualcuno si arrabbi. Ci dicono che questa guerra è necessaria, anche questa è una vecchia bugia. Il 7 di agosto del 1945 il presidente americano Truman disse: il mondo ha visto che abbiamo sganciato una bomba su una installazione militare, lo abbiamo fatto per salvare vite umane. La più grande bugia della storia. E ancora oggi ci si dice entriamo in guerra per proteggere i civili, per salvare vite umane. Quale sia l'interesse di queste persone per la vita umana, lo vediamo ogni giorno a Lampedusa. Dove i meschini della politica si rifiutano di dire, perché non la pensano, una cosa molto semplice, che quelli che sbarcano sono esseri umani. La guerra non è mai una necessità, è sempre una scelta. È la scelta di uccidere, è la scelta di sopprimere parte di noi stessi. Ed è una scelta che esalta la violenza, che la diffonde, che l'amplifica, che esalta la cultura della guerra. Tra poco andrà al Senato una proposta di legge già passata alla Camera. Una legge per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Una legge voluta da tutto l'arco politico italiano, perché i militari vadano nelle caserme a insegnare ai bambini la pace e la solidarietà. Io spero che le mamme d'Italia tengano i bambini a casa quei giorni. Si sta cercando di creare la psicosi del terrorismo, la paura dell'altro, si sta incitando all'odio, al razzismo, con la solita retorica roboante. Nel 1960, al raduno annuale di alunni e genitori all'Università di Harvard, alla scuola di legge, uno studente disse: le strade del nostro paese sono un subbuglio, le università sono piene di studenti che si ribellano, che protestano, i comunisti stanno cercando di distruggere il nostro paese. E la Repubblica è in pericolo, sì, un pericolo che viene da dentro e da fuori. Abbiamo bisogno di legge e di ordine. Senza legge e ordine la nostra nazione non potrà sopravvivere. Ci fu un grandissimo applauso, che durò molto a lungo, e quando gli applausi cominciarono a scemare, quello studente aggiunse: queste parole sono state pronunciate nel 1932 da Adolf Hitler. Allora noi vogliamo ricordare alle istituzioni e al mondo della politica qualcosa che è stato scritto da cervelli ben più sviluppati di loro, da Bertrand Russell, da Albert Einstein, da tutti gli importanti scienziati del mondo, che nel 1955 hanno posto quella domanda che ancora attende risposta. Questa è la domanda che ti poniamo, chiara, terribile, ineludibile. Dobbiamo porre fine alla razza umana o deve la razza umana rinunciare alla guerra? Quello
che a me sorprende e deprime è il vedere che non c'è mai, rigorosamente mai, nella testa di nessun politico l'idea che bisogna, prima ancora che questa guerra vergognosa, l'ultima, prima ancora che questa finisca, cominciare a pensare non a come far finire questa o quella guerra, a trovare questa o quella exit strategy, ma come far finire la guerra. E questo vuol dire disegnare un mondo diverso, immaginarlo, cercare di capirne le tappe, i percorsi, perché noi crediamo in quello che Einstein disse nel 1932, la guerra non si può umanizzare, la guerra si può solo abolire. L'abolizione della guerra deve diventare l'insegnamento fondamentale ai bambini nelle scuole. Milioni di impagno a ripeterlo con un ritornello che gli entri nella testa, nelle coscienze, che bisogna cacciare la guerra fuori dalla storia degli uomini, perché gli uomini possono continuare a sperare in una storia. Un'utopia? Sono i vigliacchi che parlano di utopia. Bisogna trattare la guerra come qualche secolo fa è stata trattata la schiavitù. Anche allora l'abolizione della schiavitù sembrava un'utopia. E poi milioni di persone hanno lottato. E la schiavitù, anche se ne esiste ancora in molte parti del mondo in forme diverse, ma nella cultura dell'umanità è diventata un brutto ricordo, un brutto incubo. Dobbiamo far diventare la guerra una cosa analoga, farla diventare un tabù, una cosa che ripugna alle nostre coscienze. Questo io credo sia il compito che ci sta davanti. E spero che con queste manifestazioni, che dimostrano come le persone in Italia non hanno smesso di pensare, non hanno smesso di porre problemi, io spero che da qui possa nascere un grande movimento. E che questo sì veda l'Italia in prima fila. Questo sarebbe una cosa di cui essere orgogliosi come paese, di dare vita a un movimento per abolire la guerra. Grazie. Dopo l'Afghanistan, adesso la Libia. Cosa dobbiamo fare per credere ancora che ci sia la possibilità di la pace? Ma c'è la possibilità, c'è la possibilità. In Italia moltissima gente, ma parlo di milioni di persone, sono contro la guerra. Trovano difficoltà nell'esprimere questo dissenso, anche perché si ritrovano con una classe politica che è uniforme dall'altra parte, insomma. Io mi vergogno di essere italiano quando vedo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, che se sono in un paese in cui il primo a violare la Costituzione è quello che dovrebbe esserne garante, la situazione vuol dire che è molto critica, insomma. E quindi la gente resta anche disorientata, ma questo movimento crescerà e quando arriverà l'onda grossa se ne accorgeranno in molti. Lei pensa che quest'onda possa arrivare dopo la fine di questa legislatura? Ma io spero prima. Cioè spero che quest'onda faccia finire questa legislatura, non questo governo, che non è un problema di questo governo, è un problema di una casta che non c'entra più niente con i cittadini italiani, che sono là a rappresentare se stessi, i loro interessi e il loro denaro. Cosa ci dice invece del referendum sull'acqua e sul nucleare? Beh, che io non credo di riuscire a essere in Italia per votare, ma
se potessi votare 100 volte lo voterei 100 volte, ovviamente, il referendum per l'acqua e contro il nucleare. Spero proprio che vinca.